Taglio del Nastro, il via una serata speciale davvero suggestiva. Liceo Artistico Garrone di Barletta, a partire dalle ore 19, porte aperte all'imbrunire per la Notte Bianca, che si è trasformato in una vera e propria serata evento, impreziosita dalla folta partecipazione di studenti e famiglie, oltre che da testimonial d'eccezione come l'attore e scrittore Fortunato Cerlino e la cantautrice bisceliese Erika Mo. Happening, talk, video art, live music, performance e art workshop, solo alcune delle iniziative organizzate dai ragazzi con la supervisione del corpo docente. Una scuola in movimento, un istituto brulicante di arte e menti attive in ogni angolo delle sue mura. Soddisfatto il dirigente scolastico Antonio Francesco Di Vicaro. La Notte Bianca del Liceo Artistico non vuole essere un semplice open day. Abbiamo, oserei dire, la presunzione di rappresentare un movimento culturale. Quello che noi facciamo, lo facciamo perché abbiamo ascoltato le persone, le famiglie, i nostri studenti, e partendo da una scuola che era un professionale, che poi si è evoluta anche in un liceo artistico, ci siamo resi conto, studiando la nostra società, in particolare la situazione locale, che Barletta ha bisogno di bellezza, ha bisogno di arte, ha bisogno di cultura, ha bisogno di genuinità. Io penso che questa può essere rappresentata solo dalle nostre giovani generazioni, dai nostri studenti. La cosa che mi rende più felice è che anche artisti dall'esterno hanno riconosciuto questa realtà, per cui abbiamo l'onore di ospitare la cantautrice bisceliese Erika Mu, che è arrivata da Londra per noi, e Fortunato Cerlino, che è l'attore che tutti quanti hanno conosciuto nella serie televisiva Gomorra. Io ho cominciato a scrivere e suonare quando facevo il liceo ed è un grande piacere essere qui e vedere questi ragazzi che sono bravissimi, molto avanti. Il messaggio è quello che loro vorranno prendere, e quindi sicuramente il fatto di non volerglielo per forza suggerire sempre, credo che abbiano tutti gli strumenti, no, ci fidiamo sempre molto poco degli altri, molto poco dei ragazzi, invece sono convinta che abbiano gli strumenti per capire tutto. I'm from Afghanistan. Una serata speciale durante la quale i giovani studenti sono stati impegnati a mettere in mostra ciascuno le proprie qualità artistiche, esprimendole chi in passerella, chi su un vero e proprio palcoscenico, dove hanno trovato spazio le voci dell'Afghanistan. Why did you come here from Afghanistan? It's a such long journey. Well, I decided to embark this journey. Un lavoro lodevole, un encomiabile impegno che ha voluto abbinare alla bellezza dell'arte in ogni sua forma anche il tema dell'accoglienza e la condanna contro ogni forma di guerra e discriminazione. Che messaggio vorresti lasciarci oggi? What will you tell us today? Maybe that's all we know. Now we need to know. Ho solo una cosa da dire. Chiedo di vedere con i miei occhi. È tutto ciò che sappiamo e che abbiamo bisogno di sapere. Grazie mille, è stato un piacere ascoltarvi.